riferimento mondiale per meriti chirurgici e scientifici nel trattamento dell'endometriosi. È un grande onore per me ricevere questo premio, che si chiama Ehrlich Award. È un premio che mi è stato riconosciuto dalla Endometriosis Foundation of America, che è un'associazione americana delle pazienti affette da endometriosi e di tutti i ginecologi che nel mondo si interessano della patologia endometriosica. Un premio che arriva nel mese di marzo, che è il mese della consapevolezza sull'endometriosi. È una patologia ancora purtroppo poco conosciuta, se ne inizia a parlare molto negli ultimi anni, ma è una patologia che viene diagnosticata sempre con grave ritardo e che deve essere trattata esclusivamente nei centri di riferimento per il trattamento dell'endometriosi. E quest'anno il premio viene dunque assegnato al professore di Avellino, che porta per la prima volta in 15 anni il primato mondiale in Italia. Un premio che è stato assegnato a Malzoni quale ginecologo dell'anno, che si è contraddistinto per meriti scientifici e chirurgici nel campo del trattamento dell'endometriosi, dalla Endometriosis Foundation of America. Il professore ha accolto con gioia il riconoscimento da remoto. Con grande gioia, doppia gioia, legata al fatto che il premio si chiama Ehrlich Award e porta il nome di Ehrlich, che è il mio maestro, la persona che nel 1997 mi ha accolto alla Columbia University di New York, ed è con lui che ho avviato tutta la mia carriera professionale. Nel parco